devo ringraziare Marcello Zapatera per la sua grande generosità, perché dico questo, io quando ho, come dire, pensato a questa mostra, che è nata come un gioco sostanzialmente, perché avevo pensato in effetti di farla qui, cioè, o qui o in un altro luogo, perché la Leda col cigno di Michelangelo Buonarroti, dipinta nel 1530 a Firenze, per committenza diretta di Alfonso I d'Este, era destinato quasi sicuramente a questi cannellini. Doveva completare la decorazione sublime che voi vedrete in parte ricostruita con fotografie, copie, di, con opere mirabili di Tiziano, Giovanni Bellini e Rosso Rossi. Doveva essere la ciliegina sulla torta, anzi il capolavoro che avrebbe dovuto suggellare questa decorazione. Però il quadro non è mai arrivato a Ferrara per una serie di circostanze che adesso leggerete nel catalogo. Diciamo questo, che nel momento in cui l'ambasciatore del Duca Alfonso era andato a Firenze per ritirarlo, ha avuto parole poco elogiative nei confronti del dipinto, vuoi per il suo carattere forse androgeno, perché il modello era stato lo stesso amico di Michelangelo Antonio Mini, quindi ha un aspetto un po' particolare, vuoi perché questo di altro non capiva nulla, comunque Michelangelo si è offeso, non gliel'ha più consegnato per quello che portasse a Ferrara e ha deciso addirittura, in dispettito, di regalare il suo quadro allo stesso modello, quindi a questo bell'Antonio, il quale però non ha molto apprezzato questo bellissimo dono d'amore, perché l'anno dopo l'ha venduto al re di Francia. Ma una storia però che è finita male, perché l'ha portato Fontainebleau ed è stato copiato fortunatamente da vari artisti del tempo. Qui abbiamo qui su un pannello che spiega un po' la storia, quindi da Rosso fino da incisori, da scultori. Poi un secolo dopo la bigottissima Anna d'Austria l'ha fatto bruciare per la sua presunta oscenità. Ora, Anna d'Austria, come diciamo moralista, dovrebbe stare un po' zitta, perché pare che abbia concepito il Re Sole con Mazzarino, quindi perché abbia Mazzarino, insomma, però si sa, un po' gesuitica come morale, in ogni caso, il quadro dava fastidio e l'ha fatto bruciare, quindi perduto per sempre, perduto per Ferrara, perduto per l'arte, perduto per il Fontainebleau, per tutti. Allora, questo 30 anni fa, stuzzicato da questa vicenda, ho cominciato a collezionare leve col cigno, ovvero quadri che raffigurassero sculture, questa, diciamo, un proprio amplesso tra la regina di Sparta e Zeus trasformatosi in cigno per possederla. Allora, nel quadro michelangiolesco, e questo è solo un bellissimo disegno che qui purtroppo non è stato esposto nella mostra inaugurata adesso, Bassano del Grappa, sui disegni di Michelangelo, e forse andrà a Roma in un'altra mostra, perché quest'anno ci sono un sacco di iniziative legate a Michelangelo. Ecco, vi dicevo, questo dipinto perduto e delle cose che noi conosciamo non sono quasi mai raffigurati le due uova con Castore e Pollucci, quindi Dioscuri, e le due donne Elena e Clitennestra. E perché allora questo soggetto non è casuale, ovvero Alfonso d'Este, secondo la sua, come dire, suggestione erudita, perché poi le Metamorfosi sono anche molto lette a corte degli Estensi, era molto attratto da questo soggetto, anche perché secondo lui, secondo gli eruditi di corte, gli Estensi sarebbero discesi direttamente da Enea, quindi dai troiani, e quindi da Enea di Troia, che si intravede nell'uovo, si intravede una figura fetale. Quindi questa è, diciamo, la motivazione di questo particolare soggetto, questa particolare richiesta da parte di Alfonso d'Este. Oltretutto, Alfonso d'Este, che è rimasto vedovo di Lucrezia Borgia, oggi celebrato in un straordinario romanzo del Dario Fo, era morta, e lui si era accompagnato a questa bellissima figlia del brettaio di corte, Laura Dianti, e secondo alcuni Leda in realtà è Laura Dianti, cioè è una raffigurazione allegorica di Laura Dianti. I due bambini che vedete dietro, cioè Castore e Polluce, secondo il mito, sarebbero in realtà Alfonso Junior e Alfonsino, che avevano appunto pochi mesi. Questa è una lettura che ha fatto il professor Farinella, che mi sembra abbastanza condivisibile. Quindi, partendo da questa storia, da queste suggestioni, da questo Michelangelo destinato a Ferrara, mai arrivato, da questa storia poco nota anche ai ferraresi, ho cominciato a collezionare lede. La più antica è del 1880, una scultura napoletana,
Poi c'è una scultura Liberty, quadri degli anni 30, opere grafiche di artisti famosi come Renato Guttuso e Benito Iacovitti, arrivando però fino ai giorni nostri, perché in previsione di questo centenario michelangiolesco, in un primo tempo volevo pubblicare un libro con i tipi della mia casa editrice Liberty House raccontando questa vicenda. Poi parlandone, quindi ho commissionato ad alcuni amici, i soliti classici maestri del dosso, da Goberti a Zanni, alla Bonora in questo caso, a Guidi, e anche da artisti di fuori, toscani, lombardi, sardi, delle lede, chiedendogli di rileggere questi disegni, questi cartoni michelangioleschi, la maggior parte dei quali non l'ha fatto, cioè ha reinventato completamente il tema e il soggetto, anche in maniera provocatoria, come vedrete nell'opera di Cattani, opera installativa di Cattani, con un paio di scarpe straordinarie della Zenith, molto preziose, che possono essere una metafora, secondo lui, di Zeus, ovvero del cigno. Vabbè, comunque leggete queste cose nel catalogo. Comunque, tornando poi a noi, concludo, qualcuno di voi troverà la mostra diseguale e troverà anche forse un po' non proprio un vero e proprio omaggio a Michelangelo. Io rispondo in due modi. Primo, qualsiasi collezione diseguale. Quindi, essendo io proprietario della collezione, posso dire che in questa mia raccolta ci sono dei pezzi che amo molto, dei pezzi che ho accettato quasi, ho torto collo per pura amicizia, ecco, e che non mi entusiasmano granché, però comunque è giusto esporli tutti. Seconda cosa, Michelangelo deriso da questa mostra, no, in realtà non è, è un omaggio, una citazione, un continuo reinventare. Poi vi dico la verità, è molto secondo me più offensivo la pubblicità dell'Enel, dove Michelangelo, la Cappella Sistina, sono paragonata a questa partita giocata in uno stadio Bernabeu, che è questa mostra. Scusate questa piccola presunzione, grazie. E questo invece è un quadro di Fabriano, altro pittore ferrarese, che riprende, reinventandole anche certe figure di cariatidi, di riguardo e quant'altro. Questo invece era una sala dove vedete delle opere di carattere squisitamente grafico, quindi praticamente questo è un ambientato nel castello stesso di Claudio Balardi, che l'ha appena completato. Lui immagina che il quadro sia arrivato, che si sia animato e che però la LED abbia sfiancato il cigno con i continui amplessi e quindi sia una specie di arca di Noè infoiata e altre immagini che aspettano di godere della grazia di Leda. Quindi è originale perché vediamo la Leda che fugge spaventata dal cigno che continua delle cattive intenzioni. Quindi queste sono due opere in movimento, quindi illuminate. Questo è di Flavio Franceschini, è una bellissima installazione che riprende il disegno di Michelangelo, lo riproietta e lo rimodella. Dopodiché ci sono delle opere piccole, ma di qualità preziosa, un dittico di Lorenzo Montanari, dove la Leda col cigno nella coppia del Rosso Fiorentino, che è inventata a Ferrara, e questa è quella di Guttuso di cui parlavo prima. Terry May, artista calabrese, interpretata a Ferrara, dove le uova diventano due, anzi tre. C'è un terzo uovo transgender, come dire. Quest'opera tecnica è molto solinas, che era ambientata questa scelta. E c'è un'opera di Paolo Ruggeri, che invece riprende la Leda col cigno di Leonardo, quindi la Leda in piedi, con queste due uova pop, uova di marmo, sculture pompeiane, poi Modi di Giulio Romano, e questo è un altro artista ferrarese di Abati, che è nella sala